Questa è Madrid, questo è il Santiago Bernabéu. Un saluto da parte di Piero Gibardo e Stefano Nava. Real Juve è una sfida fra giganti del calcio europeo, è un incrocio sempre ricco di fascino, lo dice la storia dei due club, lo dicono i titoli e ovviamente la rivalità storica. Già, la Juve che mastica ancora amaro per la finale di Champions persa nel 98 proprio contro le Merengues. A loro volta eliminati in semifinale e sempre dai piedi. Attenzione al pipita che è solo! Super Keylor Navas! Juve che ha a disposizione il calcio d'angolo. Occhio al cross di Dybala. Pjanic! Conclusione da dimenticare. La pioggia, la palla diventa difficile da controllare. Perde la gran palla di Douglas Costa. Tocco interessante per il pipita. Occasione fallita per mettere la freccia. Avrebbero potuto mettere la partita in discesa con un gol nei primi minuti. Sarebbero potuti aprire spazi importanti ed invitanti per loro da sfruttare magari in contropiede. Guadagna metri verso l'area. Tocco verticale interessante. C'è l'imbucata per Cristiano. La difesa recupera il pallone interrompendo l'attacco. Dybala. Khedira. Modric. Bale. Ci sono metri a disposizione. Vuole il pallone di cross. Palla buona per Bale. La difesa alla meglio e allontana il pallone. Pericolo scampato. Decisivo l'intervento. Sarà corner. Giornata di calcio d'angolo troppo sul portiere. Facile qui l'intervento. Il Real Madrid supera la metà campo. Palla schizza via dopo il contrasto. Buono il tocco di Modric. Khedira. Sami Khedira. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Higuain. Douglas Costa. La Juve a caccia del gol. Grande tackle difensivo. Modric. Attenzione al CR7. Taglia nel mezzo. Respinge. Difensore. Occhio al corner di Toni. Sergio Ramos. Palla appena sopra la traversa. E non è riuscito a tenerla bassa qui, a schiacciarla per inquadrare la porta. Pjanic. Il Santiago Bernabéu vanta una storia incredibile di finali europee. Può essere il gol del vantaggio. Cambia dunque il risultato col gol del vantaggio. Adesso ovviamente potrebbero trovare spazi in contropiede, Stefano. E questa, Piera, è un'analisi tattica perfetta. Condivido tutto quello che hai detto. Si è liberato bene al tiro. Ha beffato il proprio marcatore, come possiamo vedere benissimo da questo replay. Ha potuto colpire a botta sicura e non ha lasciato scampo al portiere. Possiamo apprezzare meglio il gol, visto anche da un'altra prospettiva. Si riparte con la Juve in vantaggio nel punteggio. Gareth Bale. Occhio, cerca l'area di rigore. Dybala. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Ci sono metri per i giocatori della Juve qui. Kroos. C'è spazio per andare. Attenzione a Kroos. Difensore spazza in qualche modo.
chiude bene il triangolo. Sami Khedira, Matuidi, si ripartirà dunque col calcio di punizione per la Juve. Ecco Khedira, attenzione al Pipita che è solo, Keylor Navas senza problemi. Occhio all'errore del portiere. Dybala, palla fuori, non era il suo piede, Stefano. No, è vero, non ha potuto tirare come avrebbe voluto. Casemiro, Karim Benzema, punta l'area, Rugani. E finisce qui il primo tempo, 1-0 alla fine dei primi 45 di gioco. Primo possesso della ripresa per il Real. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo è ovviamente fra gli osservati speciali del match di oggi. Giocatore dalle indubbie qualità, potrebbe rivelarsi un fattore per questa sfida, come spesso del resto gli capita. È punizione, posizione invitante. Arriva l'intervento dell'arbitro e qui chiaramente cartellino giallo per il giocatore della Juve. Mi trovo d'accordo con la decisione dell'arbitro. Conclusione che non crea problemi al portiere. Punizione calciata davvero male, ma che brutta cosa. Sembrava la sua mattonella, evidentemente mi sbagliavo. Matuidi. Khedira. Si era liberato bene, ma è arrivata la segnalazione dell'assistente. Fuori gioco. Sì, buono il movimento, però il fuorigioco è giusto. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Occhio al Pipita. Buono il recupero, possono ricominciare. Paolo Dybala. Ecco Lichtsteiner. Ci riprova, vantaggio che comincia a farsi importante, due gol da recuperare ora per gli avversari, è ancora presto però per cantare vittoria. Si fa dura per loro, anche perché oltre a tentare di segnare devono fare attenzione a non subirne altri, impresa non facile per quanto si è visto finora. Il portiere l'ha toccata ma non è riuscito a evitare che la palla entrasse. Ne hanno preso un altro, il tecnico avrà sicuramente qualcosa da dire ai suoi ragazzi a fine partita. Hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2-0. Douglas Costa. La Juve a caccia del gol. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Attenzione, perde un pallone pericoloso. Pjanic. Higuain. L'arbitro concede, rimessa laterale per la Juve. Pronto ad entrare Marchisio. Matuidi. Alessandro. Pjanic! Se avessero concretizzato questa occasione sarebbe stata virtualmente chiusa la gara. Occhio alla Juve. Tirato malissimo, pallone che finisce sul fondo. Giocatore che viene richiamato in panchina e sentite gli applausi dei tifosi, prestazione convincente. Uno dei migliori in campo. Credo che l'allenatore l'abbia fatto uscire per tributargli una meritata standing ovation. Asensio! Grande tackle difensivo. Ottimo recupero di Marcelo. Palla vagante adesso. Cristiano Ronaldo.
Ci sono nuvole minacciose sullo stadio, l'intensità della pioggia è aumentata visibilmente rispetto a pochi minuti fa. Speriamo ovviamente che il campo possa tenere, altrimenti sarà pallanuoto. Cominciano a formarsi le prime pozze, la palla non scorre più fluida. Tocco verticale interessante. Il Real Madrid supera la metà campo. Prova la conclusione Cristiano. E il pallone finisce in gol. È il gol che tutti gli attaccanti sognano, traiettoria fantastica all'incrocio dei pali. Hanno saputo sfruttare bene questa opportunità. Sì, ne hanno avute molte nel corso della gara. Ecco il gol, vediamo anche da quest'altra angolazione. Il punteggio adesso è di 2-1. Marchisio, 600 secondi da giocare ancora. Matuidi. Mario Mandžukić punta l'area, recupera palla intercettando bene il pallone. Si profila una clamorosa sconfitta interna per il Real a caccia della rete in questi minuti finali. Sentite il popolo del Bernabeu che accompagna la squadra. Il classico dodicesimo uomo, anche se ora come ora avrebbero bisogno più di una giocata, di un episodio per raddrizzare il risultato. Perde palla, riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Attenzione a Mandžukić, efficace qui il portiere che concede qualcosa anche ai fotografi. Conducono Giama, provano a chiuderla definitivamente portando a due. Barzagli, occhio al tiro. La mette in mezzo Dybala. Alessandro, attenzione, ecco il gol. Un gol che rende ancora più significativa la distanza fra le due squadre, ma ovviamente bisogna mantenere l'attenzione. Qui possiamo apprezzare meglio la rete della Juve. Il portiere non ha colpe, non poteva farci nulla Pierluigi. Una bella rete, divisa però a metà tra l'autore del gol e il giocatore che ha battuto l'angolo. Siamo 3-1 e magari non finirà così. Il quarto uomo indica 3 minuti di recupero. È stato fermato dal difensore. Apre di testa Dybala, non può sbagliare da lì. Grande parata, che riflesso. Non c'è più tempo, arbitro che manda le squadre negli spogliatoi. E questa amichevole li vede dunque uscire sconfitti. Sì, il rischio è di demoralizzarsi, però dopo tutto è pur sempre un'amichevole. Può davvero essere soddisfatto della sua partita, voti altissimi in pagella, senza dubbio. Ha trascinato, ha successo la sua squadra con una fantastica doppietta, una prestazione di grande impatto.